Humental Nerds, episodio 1. Ciao ragazzuoli, sono sempre il Dave. Oh, l'altro video l'abbiamo visto tipo 42 volte, io l'avrò visto soltanto 4 o 5, quindi grazie, pensavo che tipo l'avrei visto io all'infinito e basta. Comunque, spero vi sia piaciuto, ci sono addirittura 2 iscritti al canale, qui ormai partnership con YouTube e diventeremo miliardari facendo questa cosa. L'altra sera stavamo pensando a cosa proporvi come prima puntata effettiva e ci è venuta in mente una cosa carina. I film da pizza più birretta con gli amici. Non necessariamente film bruttissimi, anzi, questi vogliono essere film piuttosto carini, ma inspiegabilmente dimenticati. Ovviamente non vi aspettate Schindler's List o amenità del genere. Qui si parla di cagate. Però le cagate, le 4 cagate che abbiamo scelto per questa volta sono, come vi dicevo, dei film interessanti, cioè anche da un punto di vista di recitazione, produzione, eccetera, sono fatti bene. Ma sono passati in sordina o comunque la gente se ne è dimenticata. Quindi, 4 film da vedere se non sapete cosa fare, mentre vi mangiate una pizza, vi bevete una birretta. E siamo a posto, cominciamo con un prologo. Nel 1990 internet era un'utopia. L'unica cosa che si poteva fare era sperare nella seconda serata di Rete 4 o Italia 1 e fare partire il VHS per registrare. Il VHS era un nastro magnetico su cui i dati venivano impressi con la luce e col magnetismo. Qualcosa che è andato perduto con il tempo e con l'arrivo del digitale. Le videocassette facevano cagare. 1990 esce Tremors, regia di Ron Underwood, che in realtà dopo Tremors non è che abbia fatto molto altro. Gli unici film che mi vengono in mente di questo tipo qui sono Quattro fantasmi per un sogno con Robert Downey Jr., che però non era ancora Iron Man, quindi nessuno se lo ricorda. C'erano dei fantasmi e lui li vedeva. È una commediola tutto sommato carina. E Pluto Nash, oddio, Pluto Nash con Eddie Murphy. E c'è tipo una guardia del corpo cyborg. Non è una guardia del corpo cyborg, è tipo il suo cameriere che però gli fa anche da guardia del corpo. È veramente brutto, sembra. È una merda, ma veramente brutto. Cioè, Eddie Murphy avrebbe dovuto smettere di fare cinema 20 anni fa. Di più, perché in realtà Pluto Nash è tipo di 20 anni fa, credo, quasi. Vabbè, comunque, Ron Underwood nel 1990, primo film, picchia giù Tremors. Cioè, Tremors. Plot. Ci sono Valentine, che poi è Kevin Bacon, che aveva fatto poco prima Footloose, e in Footloose c'era. Wow, è così! In Footloose c'era Chris Penn, che è il fratello a basso costo di Sean Penn, che dopo qualche anno poi ha fatto un film che. No, di quello dobbiamo parlare in un altro video. Comunque, non voglio spoilerarvi, ma se l'avete. Chris Penn ha fatto quest'altro film, di cui parleremo sicuramente. In cui, per farvi capire cos'è, ad un certo punto c'è un tizio che gli infila delle dita nel petto e ne escono dei salamini che gli rimangono qua, così, no? Tipo costellazione. E poi lui fa ta 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 contro Michael McDowell, che è il arancia meccanica. Prendete queste informazioni, ragionateci, se l'avete già visto sapete già di cosa voglio parlare. Se non ci arrivate, siete dei dementi e quindi meritate l'ignoranza. Vabbè, Kevin Bacon poi ha fatto Apollo 13, ne ha fatti un po', poi si è perso un po' tra la fine dei 90 e i primi 2000, però adesso si è ritagliato questa cosa dei ruoli da bello e cattivo, un po' viscido, così secondo me gli stanno riuscendo bene. Ha fatto Super, X-Men e. Ah, ce n'è un altro. Poliziotti dall'aldilà, che probabilmente finirà in un altro di questi format, se piace, da 4 film per puntata molto carini. Assieme a lui, co-protagonista, c'è Fred Ward, che nel film si chiama Earl,
Beh, lui ha fatto poco altro. Tremors 2, in cui già Kevin Bacon non c'è più, è un po' di film negli anni. L'ultimo recente notevole che ha fatto è stato Blindato, in cui però fa un, non è il protagonista, è una delle guardie giurate contro cui combatte. E ci sono questi due tipi che niente, sono lì dei tuttofare, un po' nulla facenti, dei non fa niente, non dei tuttofare. In questa cittadina che si chiama Perfection, credo fosse nel Nevada o da quelle parti lì. E all'improvviso ci sono. La roba inizia a sparire. Dai, insomma, la storia di Tremors la conoscete, ci sono questi vermoni sotterranei che mangiano tutto quello che si muove perché avvertono. Le onde, boom, boom, come si chiamano? Le vibrazioni. E quindi mangiano la roba. Ed è fatto bene, è proprio divertente. Ci sono loro, c'è un po' di gente, quindi ovviamente il discorso qual è? Paesino mezzo diroccato con 16 abitanti che si conoscono tutti, quando uno caga verde gli altri lo sentono a un miglio di distanza, e devono combattere contro i vermoni. Le idee sono belle, il ritmo del film è buono, ci sono personaggi carini, alcuni tipo Valentine ah, non mi viene più Earl, quindi i due protagonisti sono molto divertenti. E poi ce n'è uno, cioè Burt che è il maniaco di pistole della situazione. Maniaco del pistole della situazione, in realtà poi lui è l'unico personaggio che ci sarà poi in Predator 1, Predator 2, Predator 3, Predator 4 e in Predator la serie. Predator. Tremors 1, Tremors 2, Tremors 3, Tremors 4 e Tremors la serie. E io guardavo sto tizio, che si chiama Michael Gross, e non capivo dove l'avevo già visto. Non capivo dove l'avevo già visto e poi una mattina ho avuto l'illuminazione. Stavo guardando la televisione. Ed ero tipo così, e parte Casa Keaton, e ho fatto, oh, ma quello è il papà di Casa Keaton! Burt, Michael Gross, è anche il papà di Casa Keaton, dove c'è anche Michael J. Fox, e se voi unite i nomi di Michael Gross, il signor Keaton, e fondete la cosa, otterrete Michael Keaton, quindi Batman! Ma credo che sia una teoria complottistica hollywoodiana di mia invenzione. Non credo sia normale. Comunque, ovviamente combattono contro i verboni, ci sono delle scene fantastiche. I verboni sono fatti interamente dal vero, niente computer grafica, grazie a Dio. E ci sono proprio delle scene fighe, l'idea è proprio bella. Però non se n'è più parlato e grazie a Dio non ho ancora sentito parlare di remake o amenità simili, perché finirebbe veramente in merda. Però Tremors è divertente. Il primo è proprio divertente. Con i Gravoid, che sono questi vermoni che escono dalla terra, che ricordano un po' il verme della morte della Mongolia. Ma perché io mi cerco tutte queste cose strane? Chi non sa cos'è il verme della morte della Mongolia, si informi e apra la bocca. Capirete. È girato proprio bene. È divertente, fresco, viaggia veloce. Ed è godibile. In realtà è godibile anche Tremors 2, a mio parere, anche se perde parecchio rispetto al primo perché c'è già un uso pesante di computer grafica. Il terzo fa schifo, ci sono un'evoluzione dei Gravoid che si chiamano tipo Ass Blaster, una roba del genere, che volano grazie alle scoregge, vi dico soltanto questo. La serie televisiva, il quarto, non me lo ricordo, tipo deve essere un super prequel con un antenato di Burt che combatte contro i Tremors nel Far West. E poi c'è la serie televisiva che tutto sommato non è malissimo, però è un po' una cozzaglia di roba. Secondo film 1990, annata d'oro per i film dimenticati, Giochi di morte, sottotitolo, cioè sottotitolo, titolo originale The Blood of Heroes. Epicità. È di David Peoples che come regista non ha fatto moltissimo, anzi, forse è l'unico film da regista che ha fatto proprio perché voleva provare l'effetto che faceva. Però David Peoples è uno sceneggiatore coi controcazzi, cioè sono sue le sceneggiature di
Runner, Lady Hawk, l'esercito delle 12 scimmie, l'esercito delle 12 scimmie e degli spietati. Quindi filmetti, tra l'altro, da questo si evince che non ho capito come, cioè, dei film più belli che ha fatto c'è sempre in mezzo Rutger Hauer, probabilmente perché gli piace lavorare con lui, ma si può permettere di acchiapparlo così. Comunque, bel team, perché le cose che hanno fatto assieme sono proprio carine. Giochi di morte, in un futuro post-apocalittico. La gente vive in questi villaggi sperduti, abbandonati e gioca il gioco. Il gioco. Il gioco è tipo un misto di. È uno sport super violento in cui tu devi prendere. Cioè, sono sport di squadra, mi pare che fossero tipo 5 contro 5, in cui c'è un corridore che deve prendere una testa di cane e infilarla su un paletto dall'altra parte. Del campo avversario, mentre ci sono gli avversari, e poi ci sono un portiere e della gente che deve picchiarti di brutto per riuscire a non farti mettere la testa di cane sul paletto. Beh, praticamente avevano inventato il Quidditch perché ti passa quello, ma nel futuro non avranno le scope volanti e. Protagonista Rutger Hauer, nel film lui si chiama Sharko. Rutger Hauer, attore famoso per essere bruttissimo, è in realtà probabilmente l'attore olandese più famoso al mondo. Aveva già recitato in Task Fruit, che in italiano si chiama Fiori di carne, ed è a quanto pare il film olandese del secolo, visto dal 27% della popolazione olandese. Considerato che in Olanda vivranno 200 persone e l'hanno visto in 54. No, comunque, è il film. Una roba menosa. Comunque ha vinto il premio. Mi pare abbia vinto il premio Oscar come miglior film straniero, eccetera. Rutger Hauer è un buon attore. Anche se ha ricoperto ruoli molto diversi, io lo considero un caratterista. Più che altro perché, cioè, la sua faccia è quella. Io ogni volta che lo vedo penso che. Rutger Hauer non è l'attore che interpreta, però mi piace lo stesso. Rutger Hauer ovviamente in Cyborg, il replicante. In Blade Runner, l'uomo mezzo uomo, mezzo lupo, mezzo orso maiale di Lady Hawk. Ha fatto un sacco di roba, anche lui ha avuto. In realtà poi è sparito, perché probabilmente non corrispondeva più ai canoni dell'action hero degli anni 90 e 2000, ma è ritornato nell'ultimo periodo con Hobo with a Shotgun, che è molto bello, un film indie splatter molto trash ma molto carino. Fa una particina nella penultima stagione di True Blood, in cui fa il re delle fate, e ha fatto anche un film italiano recentemente. Ha lavorato con Dario Argento. Ed è in quell'amenità immonda di Dracula 3D, Dio schifoso, bah! Orribile. E lui fa Van Helsing perché almeno c'è già l'accento. Non guardate Dracula 3D, per favore, non guardatelo. Cioè, ho voglia di prendere pugni Dario Argento ogni volta che ci penso. Però ad un certo punto c'è una mantide gigante fatta in computer grafica che attraversa una casa. Bello. Post-apocalisse, giocano a questo gioco qui. Rutger Hauer è il capo della squadra. Assieme a lui c'è Joan Chen, che è un'attrice cinese che inspiegabilmente fa soltanto ruoli da cinese. C'è in Sfida tra i ghiacci e in 2049 L'ultima frontiera, che è un altro film di fantascienza, ma che nessuno ha guardato, sempre con Rutger Hauer. Loro sono dentro questa squadra nomade che combatte nei vari paesi e sfidano le varie squadre nei vari paesini, e qu quando uno vince, praticamente vince la testa di cane del paesino. Lo scopo della squadra è tornare a giocare nella Lega Maggiore, che si tiene alla Città Rossa, che nella versione originale mi pare fosse Nine City, che è molto più bello perché Città 9 ti lascia supporre che ci siano quantomeno altre 8 città così nascoste sottoterra. Distopiche, è molto bello.
Molto bello, molto Mad Max, sabbia, deserto, palle varie, bello violento, è una bella trama molto originale. Quindi questi scontri, loro che viaggiano verso questa città che poi invece è proiettata nel futuro quando lì sono nel Medioevo in mezzo al deserto. Bello, bello, bello. Giochi di morte molto, molto bello. Ah, in Giochi di morte c'è anche Vincent D'Onofrio, ma aiutatemi perché io so che è famoso, ma non mi ricordo un cazzo di quello che ha fatto. Facciamo un salto avanti di 5-6 anni, Vampires di John Carpenter. John Carpenter è un regista così che ha fatto tipo La Cosa, Halloween, Fuga da New York, Fuga da Los Angeles. Tanti, The Fog. Cosa vuoi dire di John Carpenter? Niente, ci possiamo fare 36 minuti soltanto dicendo i film che ha fatto. Vampire si vede come protagonista John Woods. John Woods che è famoso per essere. Vabbè, John Woods l'ho beccato in Videodrome di Cronenberg, in C'era una volta un'America di Sergio Leone. Ah, Barbara! John Woods, indovina chi è? È il papà del Giardino delle Vergini Suicide. Ce l'avevamo sotto il naso tutto ieri mentre preparavamo la puntata e non ci è venuto in mente. Comunque, è lui. John Woods è il papà del Giardino delle Vergini Suicide. Oltre a essere l'acerrimo nemico di Peter Griffin, che non ho capito perché. È probabilmente perché John Woods è nel Mensa, che è un'associazione che ti dà da mangiare gratis se sei a un QI altissimo. E lui a quanto pare ha un quoziente intellettivo di 180. Comunque, James Woods, che è il protagonista, assieme a Daniel Baldwin, famoso per essere la versione a basso costo di suo fratello. Daniel Baldwin è talmente famoso che, tipo, credo che al momento dimagrisca per VH1. Credo che abbia la residenza in prigione per possesso di cocaina, roba del genere. Comunque, sono dei cacciatori di vampiri. Manco a dirlo, la famiglia di James Woods è stata sterminata dai vampiri. Bla bla bla, lavorano per il Vaticano. Bla bla bla. C'è la storia di un banale incredibile, ma c'è dietro il tocco di John Carpenter. Ed è fantastico. È un western coi vampiri, di fatto. Ci sono questi cacciatori di vampiri moderni che vanno in giro con queste armi giganti a sparare ai vampiri, tirarli fuori poi con i verricelli dalle bare nascosti al buio per farli bruciare al sole, devono recuperare questa era sacra reliquia che consentirebbe ai vampiri di rimanere immortali anche alla luce del sole. Quindi il plot fa schifo, ma per una pizza e una birretta è un film fantastico. Ma non ha avuto anche un discreto successo, nel senso che hanno poi fatto due seguiti. Ma nessuno ne parla più, è sparito. Ogni tanto quando lo salta fuori e lo suggerisco, o la gente rimane entusiasta come me, fa che figata, oppure non l'hanno mai visto. Quindi, molto molto bello. Di Vampires hanno poi rifatto, c'è anche un Vampires 2, che però di fatto è un remake del primo, però al posto di James Woods c'è Jon Bon Jovi che fa il cacciatore di vampiri. Ma perché prendi Jon Bon Jovi? C'ha la faccia da mocassino, ha l'espressività di un. Cioè, già quando canta non cambia niente. Cioè, non pretendere che faccia anche l'attore, perché già canta male. Non è che canta male, però fa. Cioè. James Woods, ce l'avete presente? Cioè, le occhiaie giganti, la testa, lampadine. È brutto, cioè, l'antieroe perfetto. Jon Bon Jovi, perché Jon Bon Jovi? E poi perché rifare un film uguale, cambiando il cattivo e farla diventare una cattiva? Perché sicuramente per far vedere un po' di tette. Detto questo, c'è anche un Vampires 3, a cui però probabilmente hanno comprato soltanto il moniker, il film in sé non c'entra niente coi primi due. E oltre al fatto che mi pare sia del 2003 o giù di lì, e quindi mi sa tanto di film a basso costo con un sacco di computer grafica, e mi rifiuto categoricamente di guardarlo perché odio alla follia quegli effetti di merda. Cioè, fanno proprio cagare. E detto questo, quarto film, Equilibrium del 2002. Equilibrium è molto molto bello, e anche questo inspiegabilmente passato molto sotto sordina, in sordina. Tra l'altro è una produzione americana, ma girato quasi interamente tra Germania e Italia. E anche gran parte del cast tecnico è italiano, cioè preso da Cinecittà. Il che non è male, perché il film è molto bello. Protagonista Christian Bale, Batman, l'uomo senza sonno.
un sacco di film in cui ingrassa e dimagrisce e diventa muscoloso. In questo in realtà ha una corporatura normale, quindi non pesa né 20 kg né 95 di muscolo. È un essere umano normale in questo film. Che fatica avrà fatto a rimanere così? Boh, non lo so. Di cosa si parla? In un futuro distopico, si decide di eliminare l'emozione dall'essere umano con una pastiglia che riduce appunto le capacità emotive di una persona e si vive come degli automi, perché almeno vivendo come degli automi si evita di litigare, si evitano guerre, di commettere crimini, eccetera. Ma la cosa si spinge oltre, nel senso che ci sono dei corpi scelti di polizia che vanno in giro a bruciare le opere d'arte e ad ammazzare chi nasconde le opere d'arte come se fossero dei terroristi, di fatto. E Christian Bale, che non mi ricordo più come si chiama nel film, è compagno di squadra di Sean Bean, che non mi ricordo più come si chiama nel film. E non vi faccio. Avete presente chi è Sean Bean, no? Boromir, Eddard Stark, il cattivo di 007. Un crociato che va nella foresta è famoso per io non vi faccio spoiler su che cosa succede cosa fa Sean Bean in questo film. Chiunque sa cos'è Sean Bean sa già cosa aspettarsi se non ha ancora visto il film. Eh sì, succede. È bello, è girato molto bene. Vi dicevo, sono loro due. Questa serie di vicissitudini, poi dopo un po', Sean Bean muore dopo 5 minuti di film, perché lui cosa fa nei film? Muore, allora diciamolo e basta. Tanto c'è, in un film metti Sean Bean, l'altro giorno ho visto uno che si chiamava Morte Nera, con Sean Bean. Se un film si chiama Morte Nera e c'è Sean Bean, come vuoi che vada a finire? Vabbè. Lo sapete che in un film, non mi ricordo più qual è il titolo, lui muore cadendo da una scogliera, circondato da mucche che cadono? Io una roba del genere non l'ho mai vista. Comunque, Equilibrium è molto bello. E poi c'è tutta questa storia del kata della pistola, cioè questi qui, questi relic, che sono questi agenti qui che vanno a cercare la roba, hanno studiato quest'arte marziale con delle berette Equilibrium, con delle beretta, le classiche berette della polizia, però più cazzute, sono più lunghe con la canna tagliata, eccetera, e fanno tutte delle pose incredibili per evitare. Hanno creato proprio questo kata della pistola per evitare le traiettorie più scontate negli scontri a fuoco, eccetera, e si muovono fighissimi sparando con queste pistole, fighissime, il film è proprio bello, però anche lui, zero assoluto, e è un peccato, è un peccato perché è molto bello. E mi sto rendendo conto che adesso, a parte dei seguiti naturali che ci possono stare, di questi quattro film non si ricorda talmente nessuno che di nessuno dei quattro stanno pensando di fare il remake. Whee! Abbiamo vinto! Forse non dovrei fare questo video perché se raggiungiamo le 60 visualizzazioni con questo qui potremmo finire a Hollywood e ci prendono i quattro film e fanno dei remake bruttissimi, in computer grafica, con attori brutti e belli, non brutti, nel senso pessimi attori con la faccia bella e 20 anni di meno rispetto ai quattro protagonisti di questi qui, che comunque sono tutti belli passiti. Video finito, spero vi sia piaciuto. Tanta birra e prosperità a tutti. Ciao ciao.